Il 33° premio del Principe delle Asturie per la letteratura va allo scrittore spagnolo Antonio Muñoz Molina. Il vincitore del premio consistente in 50.000 euro, una scultura di Joan Miró e un diploma è stato annunciato questa mattina al Teatro Campo Amor di Oviedo. La giuria ha scelto Molina tra 18 candidati provenienti da 11 paesi diversi. La giuria ha scelto di premiare lo scrittore spagnolo Antonio Muñoz Molina per la profondità e l'intelligenza con la quale ha raccontato gli aspetti importanti della storia del suo paese, episodi fondamentali della storia contemporanea, così come della sua esperienza personale. Episodios cruciales del mundo contemporáneo y aspectos significativos de su experiencia personal. Membro dell'Accademia Reale Spagnola dal 1995, Antonio Muñoz Molina vive tra Madrid e New York, dove è direttore del prestigioso Istituto Cervantes. Una vita spesa tra giornalismo e scrittura, quella di Molina, la cui prima opera è una raccolta di articoli scritti per la rivista Ideal, riuniti sotto il titolo del Robinson Urbano. Ma l'opera e il lavoro di Molina sono noti al pubblico internazionale grazie al libro Inverno a Lisbona.